Ben ritrovati a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale, come potete vedere dal titolo, parlo di nuovo di Fish, ovvero della shell da terminale, per la quale ho già presentato sul mio canale qualche tempo fa, non molto tempo fa, a dire la verità, un corso introduttivo. Quindi questo video diciamo che è dedicato a quelli fra di voi che dopo aver seguito il corso Fish sul mio canale si sono magari, perché no, convinti ad adottare questa shell per il loro terminale al posto di quella standard per difetto che è Bash, e quindi possono trovare interessante appunto questa serie di funzioni che io mi sono creato per mia praticità, funzioni per Fish, quindi dedicate a questa shell con sintassi Fish, appunto per la gestione delle stringhe di testo, di caratteri, ecco. Quindi in questo video sicuramente sarà di minore o di nessun interesse per coloro che invece non hanno interesse nell'uso del terminale, nell'uso di una particolare shell. Però ecco, nella speranza che il mio corso abbia convinto qualcuno, sarà difficile, ma insomma, nella speranza che qualche adepto di questa shell io l'abbia comunque raccolto, ecco che presento appunto questo video dove passeremo in rassegna rapidamente con qualche esempio appunto queste funzioni che io ho creato. Ecco, non vedremo in dettaglio il codice dietro ogni funzione perché ovviamente nella descrizione del video vi lascerò un link per scaricarvi tutti i file, uno per funzione, questo lo sapete, e da potervi, in modo che possiate scaricarveli voi stessi e impostare queste funzioni nel vostro sistema in modo da poterlo usare anche voi, se naturalmente avete necessità e siete interessati a queste funzioni. Ecco, quindi io comunque li ho creati per mia personale comodità. Se qualcuno le trovasse anche di sua comodità, libero di scaricarle, di usarle ovviamente. Tutto, come dire, open source e gratuito. Allora, siccome stiamo parlando di gestione di stringhe, quindi di sequenze di caratteri, useremo una variabile, carichiamo una variabile per fare i nostri test, le verifiche, no, più che le verifiche, gli esempi qui che seguono nella scaletta per ogni funzione creata. E allora ecco qua che, vabbè, con un alto grado di fantasia mi carico la mia consueta variabile pippa con questa stringa, qui, qua, paperino e voilà, questa qua. Un testo vale l'altro, eh? Quindi enter, e a questo punto la nostra variabile, possiamo anche verificare, Pippa è caricata con il suo contenuto che ci serve appunto per i nostri esempi. Partiamo subito con la prima funzione, con magari una piccola parentesi, perché mi sono creato per mia comodità queste funzioni di gestione delle stringhe? Perché Fish, e chi ha seguito il corso lo sa, non ha di suo queste funzioni. Fish è, come dire, molto, molto parca come shell nell'offrire funzionalità sue native, perché non vuole, come ho detto nel corso, non vuole, come dire, ricostruire la ruota ogni volta. Insomma, se ci sono già altre funzioni nel sistema che fanno determinati, che svolgono determinati compiti, Fish non vede perché deve a sua volta reimplementare la stessa cosa. Ecco che però per praticità, per non dover tutte le volte che ci si crea uno script, ricreare quella serie di comandi che svolgono queste funzioni, mi sono creato appunto per mia comodità e comfort di utilizzo queste funzioni che almeno sono già lì pronte da utilizzare senza tutte le volte doverle ripensare e reimplementare. E Fish questo naturalmente è nelle funzioni molto forte, Fish questo lo permette, anzi sollecita l'uso delle funzioni per creare ciò che abbiamo bisogno. Allora, partiamo dunque con la prima funzione. I nomi ho deciso di dare come dire, un prefisso FS minuscolo che sta per funzione
funzione di shell o fish shell, fate voi come volete interpretarlo, FS, e il nome in maiuscolo, proprio dello scopo della funzione, tutto in maiuscolo e in inglese perché, diciamo, come dire, un po' convenzione internazionale che i linguaggi di programmazione abbiano tutti una sintassi con dei verbi, dei termini in inglese. E allora io non mi sono discostato da questa, come dire, abitudine, convenzione, standard di fatto, e le funzioni le ho chiamate in inglese, non in italiano. Però non sono difficili da capire, eh? Tanto le passiamo una a una e vedremo cosa fanno una per una. Allora, FS quindi è sempre costante davanti per tutte. Length, il primo length vuol dire lunghezza. La prima funzione ci ritorna la lunghezza di un testo, di una stringa di testo. Ecco che con la nostra variabile pippa vogliamo vedere quanti caratteri contiene questa pippa. Come lo usiamo? Usiamo in questo modo la sintassi di fslength, si aspetta length un parametro ovviamente, quindi è o una stringa di testo diretto, una variabile, un file, insomma quello che è, e si fa semplicemente enter. E vedete che ritorna il totale dei caratteri che compongono la stringa, cioè tutti questi sono 87 caratteri. Tutto qui, fslength, molto semplice e molto chiaro. Poi, fs left, quindi sinistra, cosa vuol dire? Vuol dire che questa funzione, dandogli in pasto una stringa di caratteri, ci tornerà una certa porzione di quella stringa di caratteri partendo da sinistra, ovvero dall'inizio. Si chiarifica tutto molto facilmente con un esempio. Vediamo questo primo esempio: fs left, sempre la nostra stringa pippa, e gli diamo il parametro 6. Cosa vuol dire? Che io voglio i primi 6 caratteri da sinistra di questa stringa, quindi la porzione di 6 caratteri. Ed eccoli qua, vedete, qui spazio 5, 6, qui qu. Ecco qua l'inizio, quindi da sinistra i primi 6 caratteri. Questa è la funzione left, quindi sinistra. La funzione left ha, diciamo, come dire, già che l'ho creata, io ho previsto anche che se ci scordiamo o non gli diamo il parametro della lunghezza voluta, quindi sconosciuto quel parametro, ci torna l'intera stringa, quindi fs left è un po' come fare eco, un po' come questo comando, eh? Eco pippa ci torna tutta la stringa, fs left senza indicargli quanta porzione, quanti caratteri voglio, ce la torna tutta, eh? Deciso così, per difetto reagisce così, altrimenti il do che ne so, pippa 15 ci torna i primi 15 caratteri, eccoli qua. E così via, questo è left. L'ultimo esempio è una composizione di funzioni, giusto per mostrarvi un esempio un po' più complesso e per mostrarvi anche che le funzioni create da noi, personali, personalizzate come queste, possono essere usate in modo composto in una composizione di stringa, né più né meno come se fossero le funzioni di fish native. Ecco, magari prima di vedere questo esempio, visto che uso la funzione successiva, vediamo magari prima la funzione successiva, che è, diciamo, specularmente la gemella, tra virgolette, contraria della left, ovvero la right, da destra. Cosa vuol dire fs right? Vuol dire tornami una porzione della stringa, non partendo da sinistra, ma partendo questa volta da destra, ovvero dalla fine della stringa. Anche qui vediamolo con un esempio. Fs right 14, voglio gli ultimi 14 caratteri. Ed ecco che vedete che la nostra stringa pippa termina con papero, nonno papero, e vedete che gli ultimi 14 caratteri in effetti sono nonno papero, e ci sta anche una K qua di Paperinik. Qua, questi sono 14 caratteri. Quindi right fa lo stesso lavoro di left, ma parte dalla fine, non dal principio della stringa. Stesso discorso se tralascio il parametro della porzione di stringa che voglio, se non glielo do, il secondo parametro, mi torna tutta la stringa, né più né meno che left. Quindi per difetto, se dimentico o se non gli do il parametro, lui mi torna tutta la stringa, eh? Né più né meno che left. Ecco, torniamo un attimo indietro per mostrarvi l'esempio composto. Questo qui è un esempio di composizione di uso di due funzioni in un solo comando. Cosa fa questo comando? Prima esegue
una funzione fswrite dei 14 caratteri come questo, quindi tornerà questa stringa k nonno papero, e poi fra parentesi vuol dire prenditi come parametro, prenditi in pasto il risultato di questa funzione, e la funzione left quindi si prenderà in pasto questa stringa, che è il risultato di quella fra parentesi, e ci tornerà da sinistra i primi 5 caratteri di questa stringa, eh? Quindi sarà K2 lo spazio 3, 4, 5, quindi K non dovrebbe essere, vediamo se ho fatto giusto, contato giusto, ecco qua, K non, vedete? E ho composto il lavoro di due funzioni delle mie funzioni personalizzate. Voilà, e questo era solo appunto un esempio più complesso. Poi andiamo avanti, diventa un po' più, diciamo, elaborate le funzioni più andiamo avanti. Questa è la substr, che chi programma, chi sviluppa software, è un nome notissimo, substr, ovvero sottostringa sarebbe, un po' l'acronimo di sottostringa. Cosa vuol dire? Che a differenza di left o right, che come punto d'inizio hanno predefinito l'inizio e la fine della stringa, substr invece si aspetta che gli dia io un inizio e quanti caratteri voglio da quell'inizio. Quindi il punto di partenza da dove estrarre la quantità di caratteri gliela devo dare io in substr, quindi sottostringa. Anche qui esemplifichiamo subito per capire. Ecco, fsubst della nostra pippa, variabile pippa, a partire dal 33esimo carattere voglio che me ne torni due, quindi il 33esimo e il 34esimo in poche parole. E vedete che sono due n. Adesso qui non voglio star qui durante la registrazione del video a contare i caratteri, vedere se è corretto, sicuramente è corretto, però il primo nn mi sembra questo, intorno a nonna qua, nonna papera, 2nn, tornati 33 e 34esimo carattere, perché gli ho detto tornamene 2 a partire dal 33esimo. E questo è il substring, quindi la sottostringa, un'estrazione non necessariamente dall'inizio o dalla fine, ma in qualsiasi posizione che io gli indico in mezzo alla stringa. Può essere anche la prima, per partire dall'inizio ovviamente, però substring serve proprio a decidere liberamente da dove partire per estrarre i caratteri che voglio che mi torni. Il secondo esempio è un esempio senza l'indicazione di quanti caratteri voglio che mi estragga, quindi tralascio l'ultimo parametro, gli dico solo parti dalla posizione 33, però non gli dico per quanti caratteri. E in questo caso cosa succede? Per difetto lui dice ok, parto dalla 33, non mi dici per quanto devo mostrarti, devo estrarti la stringa, vado fino in fondo. Quindi usando fsubst solo con due parametri, quindi il testo e l'inizio dell'estrazione, lui da lì parte fino in fondo, mi mostra tutto, quindi dal 33esimo carattere in avanti fino in fondo è andato, ok? Ancora una volta, qui vediamo un po', ho un paio di esempi. Sì, questo lo possiamo già vedere perché abbiamo già visto fslength. Quindi se io compongo, con un esempio un po' più complesso, quindi di nuovo compongo due funzioni, vedete che prima gli dico fsubst a partire dal 33 senza indicargli niente, quindi fino alla fine, in poche parole questa stringa, e poi gli dico dammi la lunghezza di questa stringa. Ok, quindi faccio enter, vedete che mi torna 55. Ok, 55, che è a partire dalla posizione 33 inclusa fino alla fine. E va bene, giusto, perché erano 87 in tutto i caratteri, vedete qui 87, però dalla 33 inclusa in avanti fanno 55 fino alla fine. Vedete, di nuovo composizione di funzioni, come se fossero native programmate da progetto Fish. Questi altri due esempi complessi implicano già l'uso della prossima funzione, quindi ancora una volta saltiamo questi esempi, torniamo dopo e vediamo prima fsindex. Cosa fa fsindex? Ecco, praticamente torna la posizione
della stringa, come dire, dell'occorrenza della stringa che io gli do e gli dico anche di quale occorrenza. Cioè, detto così, mi rendo conto che non è spiegato molto bene, ma con un esempio come questo è molto più facile. Quindi, vediamo un po'. Cosa fa questo primo esempio? Torna alla posizione della prima lettera della prima occorrenza. Ecco, perché? È spiegato qui nella nota, cioè se io gli dico cercami questi due caratteri, come in questo esempio, la posizione che mi verrà tornata è quella del primo dei due caratteri, ovviamente. Quindi io posso cercare da 1 a, che ne so, una sequenza di 20 caratteri in mezzo a una stringa di testo. E la posizione tornata sarà sempre quella del primo carattere di quello che gli indico, quindi della prima n, non della seconda, per esempio. Ecco, allora, questo è per spiegare la nota, eh? Quindi torna alla posizione della prima lettera dell'occorrenza cercata se è di più caratteri. Ecco, in questo esempio l'occorrenza cercata è nn, quindi mi tornerà la posizione di dove si situa la prima delle due n in questo caso. Allora, in questo esempio cosa succede? Gli chiedo alla funzione fsIndex di andare a cercare nn prima di tutto. Magari non c'è neanche, però ecco, nella stringa pippa gli dico cercami nn e tornami 1, ovvero tornami la prima occorrenza di nn che trovi. Se andiamo a vedere la nostra stringa pippa, vediamo che in realtà di nn ce n'è uno qui, uno qui. E basta, due mi sembra, eh? Se non ho perso per strada un doppio n, ce ne sono due, quindi una qui e una qui. In questo esempio gli dico di tornarmi la posizione, cioè da dove inizia nella stringa la posizione della prima sequenza nn, quindi questa. Facciamo enter, vediamo che dice il 33esimo carattere. In effetti, vedete, il comando di prima, l'esempio di prima, fsubst pippa a partire dal 33esimo carattere, c'era la nn di nonna papera. E il comando fsIndex ha fatto il suo lavoro, ovvero ha ricercato se c'è una sequenza nn e mi sono fatto tornare alla posizione della prima sequenza. Se io gli dico 2, lui vedete che mi torna 78 perché ha cercato nn, ma non mi ha tornato alla posizione della prima, bensì questa della seconda, che è la 78esima, eh? 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, eccetera, fino a 87. Quindi gli ho detto cercami nn, ma tornami la posizione della seconda sequenza nn che trovi. Ecco. Possiamo anche provare a dargli 3, vedere se ci dà un errore o non ci dà nulla, non lo so. Questo francamente non mi ricordo se l'ho provato. Proviamo così in diretta. E voilà, torna a 0. Bene, diciamo che è un buon risultato per una funzione. Gli ho detto, tornami la terza occorrenza della sequenza nn, siccome non esiste la terza occorrenza, ce ne sono solo due, mi torna a 0, dice, guarda, non c'è posizione perché non c'è una terza occorrenza di nn. Voilà, fsIndex è questo. Il secondo esempio, cosa fa? Gli chiediamo di tornare alla posizione della decima occorrenza di cosa? Della lettera P, quindi conta, cerca tutte le P, quando arrivi la decima, dammi la posizione di dove si trova la decima. Facciamo enter al 66esimo carattere. Vedete? 66esimo carattere si trova la decima P. E ce n'è di P. Eccola qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccola qua. Questa è la decima P. Voilà. Facile, no? Tutto sommato, non sono funzioni difficili, ma sono utili. Quando si crea uno script che deve trattare stringhe di caratteri, non so, tipicamente percorsi di file, nomi, elenchi di nomi, sono molto comodi queste funzioni. Prima o poi vengono buone per permetterci di scrivere più rapidamente il nostro script. Ecco. Terzo esempio, non gli do l'occorrenza da tornare. Quindi cosa fa la funzione se non gli viene dato quale occorrenza tornare? Quindi torna alla posizione dell'ultima occorrenza. Ecco, in questo caso, deciso così,
il comportamento per difetto è che se non gli si indica specificatamente quale occorrenza della P in questo caso tornare, lui torna semplicemente l'ultima, cioè l'ultima P la più a destra, la più a destra possibile nella stringa, l'ultima P che è poi questa, vedete qua. L'ultima P lui mi dice guarda che si trova all'84esima posizione, se non gli do il terzo parametro dell'occorrenza da tornare. Tutto qua. L'ultimo esempio, un po' come tradizione di questa scaletta, è una composizione di stringhe. Vediamo cosa fa. Chiedendogli la sottostringa dalla posizione 33 fino alla fine, gli dico cercami la K e tornami la prima occorrenza di K che trovi, e vedete la 42esima posizione. Ecco, 42esima, attenzione che non è di tutta la pippa, ma è dalla 33esima posizione in avanti, quindi intorno a questa zona, se non erro, eccola qua, dalla 33esima posizione in avanti, quindi in realtà la conta delle posizioni parte da 1. Di nuovo da qui, non delle 87 posizioni della stringa originale, ma della sottostringa, quindi alla 42esima posizione ci trova la nostra K, che è questa qua, eccola qua, 42esima posizione del rimanente, della sottostringa, quindi dalla 33esima posizione in avanti. Ecco, torniamo di nuovo un attimino sopra, per almeno per vedere i due esempi qui composti, perché usano, la funzione fs-index, quindi vediamo questo esempio, sottostringa di pippa, sottostringa di pippa, e cosa chiede questo comando? Chiede di, prima di tutto, mi torna la posizione dell'ultima p, vedete che fa l'fs-index di pippa, della P, ma non indico l'occorrenza che voglio, quindi mi tornerà l'ultima P, che sappiamo già che è l'84. Vedete qui, praticamente fa questo comando per primo, mi torna il numero 84, e poi mi fa la sottostringa di pippa a partire dall'84esima posizione, quindi andrà fino in fondo. E vedete che dell'ultima parte della stringa pippa mi torna solo pero, perché dall'84esima all'87esima mi resta solo questi quattro caratteri. E vedete ancora una volta composizione di funzioni. L'ultimo esempio, addirittura con un interessante perché c'è anche un calcolino, diciamo così. Cosa fa l'ultimo esempio? Aggiunge 1 al risultato di fs-index, che si può fare anche questo, in queste mie funzioni. Quindi prendete lo stesso esempio di prima, però cosa gli dico? Aggiungi 1 al risultato di 84, che sappiamo tornare 84, quindi fa 85, e poi fa la sottostringa a partire dall'85esima posizione per due caratteri, quindi praticamente 85esima e 86esimo carattere. Vedete che c'è R. E praticamente sono queste ER, manca solo l'87esimo carattere, perché a partire dall'85esimo incluso per due caratteri fa ER e manca solo l'ultimo. Vedete che funziona, e si può anche addirittura fare una piccola aritmetica aggiungendo valore al ritorno di un valore, perché index torna sempre una posizione, un valore numerico, ecco. E vedete, interessante anche questo esempio, forse il più interessante, con l'aggiunta voluta di un valore oltre a quello tornato dalla funzione. Bello anche questo. Poi siamo praticamente in fondo. L'ultima che ho creato è anche questo, è un classico, un po' come il length, è il count. Count vuol dire conteggio, quindi ci torna il numero di caratteri contenuti in una certa. In una stringa il numero di quante occorrenze ci sono di una certa lettera o di una sequenza di lettere. Ecco, vediamo il primo esempio. Torna il totale di lettere n nella stringa. Ecco, questo primo esempio. Cosa gli chiedo? Gli chiedo di analizzare la stringa pippa e count, conteggiare quante n ci sono. E ce ne sono 10. 10 n. Vediamo se è vero. Dov'è? Una. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa qui avevo lasciato via la prima n. Ecco, 10n, quindi laddove il length torna indifferentemente, proprio la composizione di quanti caratteri, indipendentemente da quali siano, di una stringa, il count gli possiamo specificare esplicitamente: contami quel carattere o quella sequenza di caratteri. Il secondo esempio, infatti, non è solo la n, ma è la sequenza no. Quante volte si ripete no all'interno della stringa Pippa? 5 volte, e sarà sicuramente così. Vedete, nonna, papera, pape, nonno, nonno 2 volte, eccetera, eccetera. Ecco, va bene. Non stiamo qui a verificare, perché sicuramente è giusto, l'ho verificato prima, quindi è giusto. Quindi può far comodo anche questo, avere il numero di occorrenze di una determinata sequenza di caratteri all'interno di una stringa. L'ultimo esempio, il solito, ormai non posso rinunciarci a questo punto, l'esempio composto di stringhe. Conteggiami quante n ci sono a partire della sottostringa dalla 33esima posizione fino alla fine, quante n ci sono da lì in avanti? 8. Vedete che sono 8 e non 10 come per tutta la stringa, quindi ce n'erano 2 in più prima della posizione 33. Ecco, queste sono le funzioni che gestiscono stringhe di carattere che io mi sono creato per mia praticità. È il classico gruppo di funzioni che ci sono poi anche in tutti i linguaggi di programmazione, a dire il vero. Ecco, come ho detto all'inizio del video, vi lascio un link da cliccare nella descrizione del video per scaricarvi i file di queste funzioni, in modo che possiate integrarle anche nella vostra installazione di Fish e usarle a piacimento anche voi. Un'ultima nota prima di concludere, perché questa è una cosa allo stato corrente interessante o da sapere, insomma, è che per queste funzioni, e adesso ve lo mostro, per queste funzioni, eccole qui, fscount, li riconoscete perché sono scritte in maiuscolo, in mezzo a altre fs che sono altre funzioni esistenti nel sistema, e ho previsto anche naturalmente una descrizione, cioè una breve descrizione di come si usa quella tal funzione. Vedete, questo qui l'ho messo io, fslength, vedete, lunghezza testo, lunghezza del testo, qui i parametri, index, testo, stringa, n, posizione dell'ennesima occorrenza, bla bla bla. Ecco, queste descrizioni, se voi aprite un terminale nuovo, non vi appaiono fin quando non usate almeno una volta la funzione, quindi finché non viene letta veramente la funzione dalla shellfish. E questo perché per il momento, almeno, il progetto, chi crea Fish, non prevede o non ha previsto di passarsi le descrizioni delle funzioni alla partenza della shell, un po' per questioni anche di performance. Dicono per il momento non pensiamo, non è una priorità. Noi tuttavia possiamo forzare questa cosa semplicemente mettendo questo comando. Se voi fate copia e incolla di questo comando, cioè, scusate, non copia e incolla, nella descrizione del video vedrò in un qualche modo di mettervi almeno in parte questo comando, perché vedo già che c'è questo maggiore che probabilmente non è accettato nei commenti su YouTube. Però qui nella scaletta lo vedete, non è neanche lungo da ricopiare, questo comando. Voi digitate questo comando nel vostro file di configurazione di Fish, che è config fish, e questo comando cosa fa? Un ciclo, un loop for, si passa tutte le funzioni, e fa finta, diciamo, tra virgolette, di stampare a video tutti i codici delle funzioni, in modo che se le passa, e automaticamente questo fa in modo che le descrizioni delle funzioni appaiono subito senza dover far nulla, quindi aprite il vostro terminale, non vi accorgete di niente, questo comando dietro le quinte fa il suo lavoro alla partenza del terminale e vi ritrovate già tutte le funzioni, anche le vostre personalizzate come queste, con la loro descrizione. Tutto qua. Ecco, con questo ho concluso anche questo video.
E vi saluto, ciao ciao e alla prossima!